Torta della nonna 2.0, ovvero cambiare qualcosina per renderla ancora più appetibile. Poi vi spiego il perché. La crostata l'ho già stesa e inserita nello stampo. È già bella fredda e andrò subito a cuocerla. La bucherelliamo con una forchetta. Ok, e andiamo in forno a 170 gradi fino a colorazione. Prepariamo comunque la frolla. In planetaria il burro, già morbido. Lo zucchero a velo. La fecola. La bacca di vaniglia. Ok, facciamo partire. Facciamo lavorare bene il burro con lo zucchero a velo e la fecola. Prendo la farina e gli do una mescolata per eliminare eventuali grumi. Aggiungerò le uova. La prima parte della farina. La seconda parte della farina più la polvere di mandorle. Più il sale Maldon. Il sale, se non lo volete far sentire, sentire sotto i denti, lo mettete all'interno dei liquidi, nelle uova, così si scioglie bene. Perfetto. La nostra frolla è pronta, vedete, guardate com'è ben fatta perché non si attacca alle mie dita, ok? Adesso deve andare a riposare in frigorifero almeno 4-5 ore, 6 ancora meglio. Un consiglio, quando dovete stendere della frolla, non tenetela così, non fate i panetti grandi così, stendetela bene, stendetela anche alta un centimetro, così siete più agevolati dopo quando andrete a stenderla per fare le vostre crostate, per fare i vostri biscotti, quello che dovete fare, ma più la abbassate e più la, prima di tutto si
indurisce prima, cioè i grassi si compattano prima e poi siete più facilitati nel lavorarla. Bene, ci fermiamo un attimo, tiriamo via e passiamo alla crema pasticcera. Allora, partiamo con la crema pasticcera. Ok, mettiamo a scaldare il latte, la scorza di limone, il glucosio. Poi prendiamo lo zucchero, gli amidi, e andiamo a mescolarli, così l'amido si disperderà con i cristalli di zucchero e non creerà grumi quando inseriremo il latte. Rompo l'uovo. La crema pasticcera della torta da nonna è al limone, non c'è vaniglia, è al limone. Ok? Filtriamo. E mescoliamo. Versiamo sulle uova. Mescoliamo e andiamo in cottura. Accendiamo. Qui mi sono preparato un po' di limoncello per rinforzare ancora di più questo gusto, questo profumo di limone. Attenzione a cuocere, quando, specialmente quando lo fate sull'induzione, invece se andate nel microonde a potenza massima, ogni 30 secondi tirate fuori e mescolate. Manca poco. Ok. In una bowl ha un profumo di limone buonissimo. Mixer a immersione. Diamo lucentezza. Aggiungiamo il limoncello.
Allora, questa è una crema pasticcera con uova intere. Perché ci sono le uova intere? Perché è una crema pasticcera da cottura. Nel senso che se dovete cuocere in forno una crema pasticcera, vi conviene farla con le uova intere. Va ribilanciata, no? Meno grassi mettete meglio è. Il tuorlo è grasso, la panna è grassa, il burro è grasso. Di conseguenza tenetela magra e mettete uova intere affinché non vada poi a scoppiare, no? Quando vi succede di fare delle torte da forno e mettete dentro la crema e poi scoppia, trovate dentro dei buchi grossi, vuol dire che aveva troppi grassi. Questa è perfetta. Adesso aspettiamo la cottura e poi andiamo a inserire la crema pasticcera. Non ci sarà una cottura come nella torta della nonna, una cottura prolungata della crema. Vorrei tenere la freschezza della crema. Preferisco farla cuocere di meno, cuocerà quel tanto che serva per cuocerla da quasi, ma che mi rimanga fresca in bocca e non molto cotta. Cioè, perché già questa è una crema cotta, se la faccio cuocere un'altra volta perde sicuramente di freschezza. Indi per cui aspettiamo la cottura della nostra crostata. Ci troviamo qui con la crostata, la da quasi da preparare e a infornare la nostra torta. Allora, prepariamo la nostra da quasi. Non è una da quasi come tutte le altre, nel senso che vengono aggiunti, c'è in aggiunta la polvere di pinoli. Perché la torta della nonna ha i pinoli, io tanti pinoli sopra, a me non piace, mi portano via molto gusto della crema e della frolla, allora ho preferito metterla sotto forma di un biscotto, di un amaretto morbido, una da quasi. Allora, facciamo montare. Una boule più grossa è meglio. Quando inizierà a schiumare aggiungeremo una prima parte di zucchero. Ok. Qui abbiamo zucchero a velo, polvere di pinoli, farina, e polvere di mandorle. Mescoliamo. Aggiungiamo ancora lo zucchero e aumentiamo la velocità. Allora, qui abbiamo la nostra crema che andiamo a lisciare ancora. Perfetto, lasciamo qua. Andiamo ad aggiungere una parte di polveri e andiamo a mescolare.
un'altra parte. Movimenti decisi, sempre dal basso verso l'alto. Perfetto. Terminiamo con la Marisa e prendiamo la sac à poche. Voilà, e adesso subito in forno a 190 gradi, ci vorranno una decina di minuti. Ci vediamo qui fra 10 minuti circa con la nostra torta e con questa crema veloce profumata alla mandorla da abbinare. Allora, ecco qua la nostra crostata a torta della nonna, andiamo a fare una crema profumata alla mandorla che si abbini molto bene per servire questa crema, magari questa crema, questa torta all'ora del tè. Allora, abbiamo mascarpone, zucchero semolato, andiamo in planetaria e facciamo girare. Aggiungiamo un po' di panna, poco alla volta. Abbasso la velocità, aggiungo ancora la panna. Pulisco un po' i bordi. Mi preparo un sac à poche. Ok, non deve essere una crema molto dura, deve essere qualcosa di molto cremoso. Stacco. E a mano andrò ad aggiungere la crema, la pasta di mandorle. Posso usare tranquillamente anche la frusta della planetaria.
Se non avete la pasta di mandorle in casa, potete utilizzare della cannella. Non mettete pasta di mandorle, mettete dello stesso peso, aggiungete un pochino più di panna, ma mettete la cannella. Così almeno c'è qualcosa che si va un po' a contrastare con il limone e la frutta secca. Voilà. Comunque sulla torta della nonna ci vanno i pinoli, però li abbiamo resi un pochino più importanti. Li abbiamo dorati. Voilà. Un pochissimo zucchero a velo. E voilà la torta della nonna 2.0. Questa è optional, questa è la torta della nonna. Ve lo ripeto, ho preferito metterla da quasi perché per me tutta quella parte di pinoli che si mette sopra è esagerata. Io trovo che sia esagerato sempre mettere troppa frutta secca sopra perché ti porta via il gusto, perché è troppo forte. Mettendola così voi sentite i pinoli, ma li sentite sotto forma di un altro biscotto, almeno così la penso io. Noi ci vediamo alla prochaine. Ciao, grazie.